ovviamente letto dal titolo, tada! Video natalizio di Tiger. Ve l'avevo promesso che sarei ritornata da Tiger prima di partire per il Messico e batto sulla gamba perché sono contenta, perché ho preso un pochino di cose carine e ho speso solo 20 euro, quindi sono molto 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 contenta e iniziamo subito a vedere cosa c'è qui dentro. Ho preso anche dei regalini da portare in Messico e anche delle bustine carinissime dove mettere all'interno altri regalini, magari uno smaltino o qualche altra cosa, insomma, per qualche cugina di Cesar, quindi sono molto molto contenta. E poi vi faccio vedere anche una cosa che ho preso da Casanova e una cosa che ho preso al cinese, quindi iniziamo subito. Allora, ho preso questo, che vabbè non è natalizio, ma lo vorrei regalare a Fer, che è la cugina di Cesar. Spero che non capisca, che non veda questo video, anche se vabbè lei non parla italiano, però può darsi che sentendo il suo nome intuisca qualcosa. E lei ha la sua camera, adesso si sta tutta fissando che deve sistemare la sua camera, quindi insomma questa bacheca a forma di cactus è carinissima, costava tipo 3 euro, e secondo me le può piacere, può mettere qualche foto di lei, delle sue amiche, non lo so, e quindi mi è piaciuto molto e gliel'ho comprato, quindi quello andrà a lei. Poi ho preso questi, che sono dei tag da attaccare ai regali di Natale, e li ho aperti in negozio perché ci sono 500.000 combinazioni e non sono mai uguali all'interno, quindi io me li sono aperti tutti per controllare, e nel mio c'è il panettone, il pandoro, poi c'è questo con gli alberi di Natale, poi questo con me che scio, vedete ha le mie stesse trecce, quindi sono io. Poi c'è questa con la macchina di Babbo Natale piena di regali, che sono tutti per me. Poi c'è questo con i cuoricini e c'è questo degli gnomi. Quindi sono tutti quanti con il loro laccettino e sono in tutto 6. Quindi molto carini, questi costavano solo 1 euro. Poi cosa ho preso? Allora, c'erano i bigliettini di Natale a 1 euro per 2 bigliettini, e quindi ne ho presi 4. Ho preso questo qui con me e Cesar che sciamo, vedete lui ha i baffi, quindi è Cesar, e questa ha le trecce, quindi sono io. Poi ho preso questo con la volpina che scia, e qui dietro c'è anche lo scoiattolino, quindi mi è piaciuto tantissimo, e quindi questi due insieme 1 euro. E poi sempre questi due insieme 1 euro, ho preso sempre quello con la macchina di Babbo Natale che si è modernizzato e adesso va in giro in macchina e fa i regali in macchina. E poi ho preso questo con tutti gli alberelli, molto carino, anche questi due insieme 1 euro, quindi 1 euro. Quindi ho preso questi. Poi per Paola, che è l'altra sorella di Fer, ho preso 2 cose, anzi veramente 3 cose, vabbè non so bene se regalerò tutto a lei o se poi regalerò qualcosa a qualche altro bambino, qualche altro cugino, insomma, che adesso non mi viene in mente, però insomma ho preso un po' di cose adatte a dei bambini. Questo qui però sicuramente lo regalerò a Paola perché lei adora fare cose con le mani, e quindi ho visto questo kit per fare i pupazzetti pompon e ho pensato che le potrebbe piacere tantissimo, quindi appunto l'ho preso. Praticamente all'interno ci sono questi 4 cartoncini e poi ci sono i nastrini e voi li utilizzate per fare i pompon, e il risultato dovrebbe essere questo, quindi speriamo che le piaccia, poi vi farò sapere. Questo mi pare costava 3 euro. Poi, sempre un regalo tipo da bambino, da regalare a qualche cugino di Cesar, ho preso questo, che è un temperino a forma di cioccolata, veramente carinissimo. In Messico non si trovano queste cose così pucciose e particolari, e soprattutto a questi prezzi, quindi appunto per non andare a spendere chissà quanti soldi a Natale, siccome saremo lì, ho pensato di comprare qualche pensierino da Tiger, insomma, soprattutto per i bambini appunto. Poi ho preso questi altri tag, questi sono molto carini, c'è la macchina con l'albero di Natale e gli alberelli, anche questi hanno il nastrino e dietro puoi scrivere il nome. Questi sono 10 pezzi per 1 euro. Poi questo è bellissimo, questo qui c'è, queste bustine, anzi sono scatoline, sono 6 pezzi,
sono perfette secondo me per mettere un piccolo regalino all'interno. Pensate, che ne so, il temperino all'interno di questa scatolina fa una figura pazzesca e avete speso qualcosa come 3 euro per fare questo regalo, quindi è un'idea davvero carinissima. Tra l'altro dovrei tornarci da Tiger perché ho visto che hanno anche delle bustine, altre cose molto carine, però ora non so se farò in tempo perché sono a Roma solo 3 giorni. Però insomma vi straconsiglio queste scatoline perché costano poco, mi pare che costavano 3 o 4 euro per 6 pezzi. E fate una figura pazzesca anche mettendoci solamente uno smaltino di Kiko dentro, avvolto in un po' di carta velina, e è molto carino secondo me, quindi vi straconsiglio quelle scatoline. Poi, allora, continuando, altre due cose per qualche ipotetico bambino messicano, ho preso queste due che sono penna, e anche questa credo sia una penna. Sì, solo che questa è proprio natalizia perché c'è lo gnomo, ditemi se non è bellissima. Invece questa qui è un po' più da tutto l'anno, però insomma ci sta, è abbastanza natalizio anche l'orsacchiotto. Queste mi pare costassero 1 euro l'una, sono veramente carinissime, dai, troppo carine. E il bambino che la riceverà a scuola sarà un sacco invidiato perché appunto lì non si trovano queste cose così pucciose, quindi troppo carine. Poi, allora, ho preso questo nastrino di velluto perché da Tiger costano pochissimo, sono 5 metri, mi pare per 1 o 2 euro. E questi qui li uso sempre per fare i fiocchetti sopra le palline sull'albero di Natale, oppure per legare i tovaglioli la sera di Natale. E mi piace un sacco questo qui di velluto rosso, quindi ho preso questo. Poi questo è un rosso che mi piace perché io non amo tanto il rosso, proprio rosso rosso, che vi posso dire, tipo questo, ma mi piace questo rosso un pochino più tendente al bordeaux, quindi mi piace tanto il nastrino di Tiger. Poi ho preso due fazzoletti, uno sempre con me e Cesar che sciamo, quest'anno sciamo tantissimo da Tiger io e lui, troppo carini, e dietro c'è anche la Pina la Volpina. E questi qui costavano 1 euro, tutti i tovaglioli da Tiger costano 1 euro, quindi ogni volta che ci vado ne devo comprare almeno un pacco, ma questa volta ne ho presi due. Ho preso anche la macchina di Babbo Natale, che questa qui è quella dell'elfo, perché quella di Babbo Natale, dove stava? Quella di Babbo Natale è quella rossa, invece questa è quella dell'elfo, però anche l'elfo porta i regalini. L'unica cosa è che io, se fossi stata la designer di questi tovaglioli, avrei fatto uno sfondo magari bianco con pois rossi, non lo so, o comunque bianco, perché trovo che lo sfondo rosso, con lo sfondo rosso si perdano un pochino i pacchettini rossi, non lo so, io l'avrei fatto di un altro colore. Fatemi sapere voi che ne pensate di questa cosa. Poi, allora, ultime cosine. Sapete che io sono malata per le jar, non potevo non comprare questa jar con il vischio, è bellissima, mi piace un sacco. Adesso che arriva Cesar mi metto così, così mi deve dare un bacino. E vabbè, è troppo carina, c'è anche ovviamente la cannuccina, questa costava 2 euro perché appunto è quella per bere, però ce n'è anche una più grande tipo così che costa 3 euro e ha il tappo chiuso e quindi potete usarla, che ne so, per metterci dei biscotti o delle altre cose. E io appunto ho preso questa che costava di meno e poi comunque io le uso sempre così per bere con la cannuccia. E poi ultima cosa di Tiger, poi ci sono appunto due cose che ho preso al cinese e una cosa che ho preso da Casanova. Ultima cosa da Tiger è questa tazza, questa è stupenda, questa mi pare che costa 3 euro e c'è la macchina con il panettone sopra, che in realtà credo che sia un pudding, però vabbè, noi diciamo che è un panettone. Poi c'è la macchina dell'elfo con il regalo sopra e poi c'è la macchina di Babbo Natale con l'albero di Natale sopra, ed è bellissima questa qui. Però purtroppo non credo che me la porterò in Messico perché è troppo pesante, quindi la lascerò qui, la berrò, la utilizzerò a Natale dell'anno prossimo. Ok, poi dal cinese ho preso queste due cose. Ho preso questo set di nastrini, questi anche erano economicissimi, mi pare che costavano tipo 1 euro o 1 euro e qualcosa, e hanno 3 nastrini
Dovrebbero essere 5 metri ognuno, sì, 5 metri ognuno, quindi abbastanza economici. E c'è questo rosso con come se fosse la cucitura bianca, molto carino, questo quadrettato e questo con i cuoricini, bellissimi questi qui. E poi ho preso questo che è un cestino portapane, in teoria da mettere al centro della tavola, molto carino, tipo un po' così stile shabby ma natalizio, beige con questo cuore. E poi la cosa carina è che in realtà la parte sotto è fatta così, però secondo me è tranquillamente utilizzabile double face, quindi se voi lo volete all'interno rosso e fuori bordé beige, secondo me fate così, no? E potete utilizzarlo anche da quest'altro lato, quindi fuori è beige e dentro è con i cuori, molto carino anche così. E poi ultimissima cosa, appunto, da Casanova l'altro giorno che sono andata per il Black Friday di domenica e c'erano ancora degli sconti da Casanova, e quindi da $19,99 ho pagato $14,90 questa tovaglia, c'era il 25%, non ho resistito, è troppo carina, dai, è troppo natalizia con questi omini di pan di zenzero rossi e beige, la tovaglia anche è beige chiaro, molto molto carina. Questa proverò a portarmela in Messico perché non abbiamo neanche una tovaglia lì, e quindi iniziamo la compera di tovaglie con questa tovaglia con gli omini di pan di zenzero perché mi piacciono da morire, e quindi appunto per 15 euro ho detto vabbè, prendiamola, la misura dovrebbe essere giusta per 6 persone il nostro tavolo, e quindi niente, ho preso anche questa qui da Casanova. E quindi gemmine, basta, queste qui sono tutte le cosine del video haul natalizio di Tiger. Fatemi sapere voi cosa avete acquistato da Tiger, di cose natalizie o anche di cose non natalizie ultimamente, e niente, vi mando un bacione gigantesco, spero tanto di avervi tenuto un pochino di compagnia, di avervi dato un po' di spunti su cosa acquistare da Tiger, cosa potete trovare da Tiger in questo periodo, e basta, vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao gemmine! Ciao gemmine! Allora, oggi io e Gioietta, che è tanto coccolosa e che mi mancherai tanto quando andrò via. Amore, mi dai i bacini? Grazie! Grazie! Allora, oggi io e Gioietta siamo qui per fare un video spacchettamento novità di Kiko. Mi hanno mandato tantissimissime cose, sia delle collezioni...